Un'interrogazione per affrontare il tema dei defibrillatori DAE in manutenzione nella città di Modica. Questo è il tema scelto dal consigliere comunale PD Giovanni Spadaro, avendo ricevuto sollecitazione da parte di cittadini per il mancato funzionamento dei defibrillatori DAE che sono stati donati al comune installati in diversi punti della città. Non risultano funzionanti, risultano in manutenzione da mesi. Lo indica anche l'adesivo messo in bella mostra allocato nell'alloggiamento del defibrillatore. Con la presente interrogazione spiega Spadaro, si chiede di conoscere il motivo per cui non si è ancora per la manutenzione di un dispositivo salvavita in una città che si dichiara cardioprotetta. La manutenzione di questi dispositivi dovrebbe essere una priorità anche per il fatto che non credo ci siano costi elevati per la manutenzione degli stessi. Inoltre da qualche giorno è stato installato un nuovo defibrillatore gestito da un'associazione privata, prosegue l'esponente Dem. Chiedo se non sia il caso che l'amministrazione comunale affidi in gestione i defibrillatori già installati e che necessitano di manutenzione all'associazione che ha installato il defibrillatore. Mi risulta anche che la stessa associazione abbia proposto all'amministrazione comunale di prendere in gestione i defibrillatori con una convenzione, conclude Spadaro. Per quale motivo questa proposta non è stata portata avanti?